Serie B, il campionato degli italiani. Si gioca male e si vince, come è successo nelle tre vittorie del Pescara. Si gioca molto bene per un'ora, un gran calcio e si rimedia una bruciante sconfitta nella Tana dei Lupi ad Avellino. 3-2 il risultato finale. Il Pescara ha sciupato una ghiottissima occasione per migliorare la sua posizione nella griglia dei playoff. Mancano tre partite, quindi 270 minuti. I giochi sono tutti aperti. Buonasera dallo studio di Replay, in diretta dallo studio centrale di TV6. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata. Partiamo dall'ex difensore del Pescara e anche del Perugia, prossimo avversario dei biancoazzurri, Gianluca Colonnello. Buonasera Gianluca, buonasera. Ben ritrovato. Grazie. Abbiamo al suo fianco l'agente FIFA Alessandro Alberti. Buonasera Alessandro, pronto a lasciare Pescara per una importante trattativa. Domani sarà al nord e lo ringraziamo per essere qui questa sera. Ritroviamo con piacere anche l'allenatore degli allievi della Pescara Calcio, Luigi Iervese. Buonasera mister, grazie per essere qui nel nostro studio. Alla mia sinistra abbiamo un dirigente sportivo, anche se di un mondo WISP. Parliamo di Riccardo Klinko. Buonasera Klinko, anzi un tecnico più che dirigente. Buonasera a te. Buonasera Riccardo. E ritroviamo poi reduce dal trionfo di Savona con la promozione in Serie B del Teramo. Complimenti alla società del presidente Campitelli, Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera a tutti. Francesco. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, subito i numeri per contattarci, per interagire con noi. 0859300020 per prenotarvi telefonicamente, oppure se volete mandare un sms lo potete fare al 392-623-7060. I numeri appariranno in sovrimpressione. Due notizie prima di ridarti la linea. In campo in questo momento per il posticipo di Serie A Cagliari e Parma. Siamo già sul 2-0 per il Cagliari con le reti al terzo di Ekdal e al 14° di Farias. Parma, come sapete, già retrocesso. E poi dalla Serie B una notizia che era nell'area già da ieri, l'esonero del tecnico del Bologna Diego Lopez. Al suo posto è stato chiamato Delio Rossi, tra le altre cose ex allenatore del Pescara. Delio Rossi sarà presentato domani, a lui il compito di portare il Bologna in Serie B con le ultime tre di campionato e magari con i playoff. A te. In Serie A il Bologna già in B, quindi sta lottando per la promozione in Serie A. Salutiamo anche Valerio De Carolis dalla redazione di ForzaPescara.com. Buonasera Valerio. Buonasera Enrico, un saluto a te, ai tuoi ospiti in studio, telespettatori di TV6, ma soprattutto agli utenti di ForzaPescara.com. Come sempre spazio ai commenti sul nostro portale. Tu nel corso della trasmissione ci darai la linea per leggere un po' gli umori dei tifosi biancazzurri. Eh sì, credo che ci sia molta rabbia per questa sconfitta di Avellino, no? Non sentiamo più Valerio? Eccomi Enrico, mi senti? Sì. Dicevo sì, c'è tanta rabbia come dicevi tu nella presentazione della trasmissione, si gioca bene e si perde, si gioca male e si vince. Questo un po' i tifosi del Pescara non lo mandano giù, c'è chi dà le colpe un po' anche a Baroni per il sistema tattico dopo l'uscita di Selasi, poi magari nel corso della trasmissione ti leggerò qualche commento. Sì, però mai come questa volta diciamo che Baroni, secondo il nostro punto di vista, non ha nessuna colpa sulla sconfitta del Pescara, anzi se vogliamo ieri ha avuto questa idea di un centrocampo a rombo con Brugman vertice basso, Bjarnason vertice alto e gli esterni Selasi e Memushai, e ha messo in grossa difficoltà l'Avellino. Poi Selasi è dovuto uscire dal campo per quell'infortunio che ha subito alla caviglia, domani saranno valutate le sue condizioni, mentre c'è una brutta notizia per Marco Sansovini che potrebbe restare fermo per 3 settimane, quindi la stagione prima dei playoff potrebbe essere finita per Sansovini e se ne riparlerebbe per gli eventuali playoff. Però domani si avrà un quadro più completo sia sulle condizioni di Selasi, di Sansovini e del portiere Fiorillo
che si è infortunato anche lui. Diciamo di Baroni, quest'idea di un centrocampo a rombo aveva funzionato, poi nella ripresa con Ernesto Lipolitano, giustamente Baroni poi lo sentiremo, ha pensato di infierire su un Avellino che era in crisi e ha sferato più volte anche nella ripresa, almeno nel primo quarto d'ora, la strada del raddoppio, e poi è successo. Quello che è successo lo vedremo tra poco. Non so chi ha visto la partita di voi, Riccardo Clinco era fuori Pescara, non so se hai fatto in tempo. L'hai vista? Vogliamo partire subito da te? Va benissimo. Partiamo da te, dimmi che partita hai visto. Ho visto, guarda, esattamente quello che hai detto tu, un grande Pescara per un'ora e come dicono tutti, l'ultima mezz'ora male. Male perché siamo calati un po' di concentrazione, forse abbiamo messo molta concentrazione per fare il secondo gol, col colpo di testa di Politano era un gol fatto, un miracolo del portiere, dopodiché siamo un po' scesi forse di attenzione e l'Avellino è una squadra del sud, una squadra che lotta, le squadre del sud tendono molto a lottare sempre, a non mollare mai. E ha dimostrato, aveva fame e alla fine ha vinto. Ecco, ci sono diversi episodi che hanno caratterizzato questa gara, tra poco vedremo il rigore che l'arbitro ha accordato agli Irpini, poi anche l'azione del secondo gol, in casa biancoazzurra si protesta per un presunto fallo sul portiere Aresti, però vorrei avere così prima un quadro generico, anche se non avete visto la partita. Certo, giocare ad Avellino, Gianluca, è sempre molto difficile, Baroni si lamenta anche per un clima intimidatorio che si è creato nell'intervallo, però Avellino è anche questa. Sì, io ho giocato tantissime volte ad Avellino. Ti è successo qualcosa? Sì, mai non mi è successo niente, sempre qualcosa, ma si sa quando vai a giocare in alcuni stadi quello che può capitare, quindi ci vai preparato. Cioè cosa succede? Tantissime cose possono succedere, o può andare via la luce. Come va via la luce? Delle volte può andare via la luce perché l'elettricità non funziona tanto bene, però ci sono delle situazioni che sicuramente negli anni non sono cambiate. Riguardo la partita, secondo me il Pescara per un'oretta ha giocato bene. Equilibrata, una pecca grande è non aver portato la partita sul 2-0, perché nella fase conclusiva si è avuto due o tre situazioni veramente buone per chiuderla, e poi intanto la regia ci propone le immagini salienti della gara di ieri. Anche Pettinari ha disputato un'ottima gara, questa è l'azione del primo gol, eravamo al 12° del primo tempo, ha difeso bene il pallone, ha realizzato un bel gol. No? Sì. Poi lì ci sono state altre occasioni, mentre Pettinari risulta per il suo primo gol in maglia biancoazzurra. L'Avellino, pensate, dopo il primo quarto d'ora, 20 minuti, aveva già pensato alla sostituzione, levando un difensore ed inserendo Zito, che poi ha cambiato un po' il volto della partita. Questo episodio che abbiamo visto adesso cambia la partita, la traversa sul 2-0. Anche la traversa, non è solo questa, perché sono tante le occasioni. Poi andiamo al rigore che ha deciso. No, il Pescara ha avuto altre occasioni da gol, oltre alla traversa di Melchiorri. Brugman ha disputato un ottimo primo tempo. Chiedo al tecnico Iervese se è rimasto un po' sorpreso da questo centrocampo a rombo che per la prima volta il mister ha attuato, ed è stata un'idea che ha messo davvero in grossa difficoltà Avellino. Ma sicuramente è una novità per il mister Baroni, ha sempre optato per il 4-4-2 o all'inizio anche un 4-3-3, però ecco, penso che è un'idea interessante, perché Bjarnason secondo me può ricoprire benissimo quel ruolo, perché attacca bene gli spazi, ha una bella capacità, una bella gamba, quindi penso che è un'idea buona, e tant'è vero che il primo tempo, da quello che ho visto, il Pescara ha fatto veramente molto bene. Ecco, ti ha sorpreso anche questo impiego di Selasi un po' sull'esterno? Aveva giocato un ottimo primo tempo, poi è uscito malconcio dal campo. Ma Selasi penso che possa ricoprire più ruoli nel centrocampo a tre. Sicuramente per le sue caratteristiche io lo vedo più un centrale. Però ecco, sia la capacità di contrastare, ma allo stesso tempo anche una diligenza tattica da permettere di impostare anche il gioco. Quindi
un ragazzo interessante che secondo me può fare bene. Allora, qui arriviamo all'episodio del rigore, il cross di Zito e Salomon che è davanti a lui. Francesco, allora, su questo episodio che ti senti di dire? Che non esiste, se c'era un ultra dell'Avellino non avrebbe dato rigore, è inutile che mi dicono adesso il regolamento è cambiato, gli arbitri, molti arbitri questi rigori li danno, ha aumentato il volume del corpo, intanto sta a un metro e se il bravo Maurizio qui ce lo fa rivedere. Sì, anche a rallenti c'è questo episodio. È vicino. E poi che significa aumentare il volume del corpo? Sta correndo, dove lo mette il braccio? Guardate a che distanza, come può venire in mezzo? Dove se lo deve mettere il braccio? Io lo so dove lo dovrebbe mettere all'arbitro il braccio, però non ce lo può mettere, perché se non mi prendo un'altra denuncia pure io, e quindi per me non è rigore. Oh, Alessandro Alberti? Come mi pare piace. Non esiste dare quel rigore lì. Quella ha deciso la partita. Alberti? Sì, discutibilmente ha deciso questo episodio, ha deciso la gara. È evidente che avete tutti sottolineato le difficoltà di ambientali, di Avellino, che potrebbero comunque avere condizionato la scelta dell'arbitro, però... Io archiviata la partita, perché tanto non possiamo evidentemente tornare indietro, la cosa che ho notato, ed è un aspetto, anzi sono però contento. Alessandro, scusa, ti dispiace restare sugli episodi, poi sì, no, il rigore si può dare come non si può dare. Allora, noi siamo tifosi del Pescara, diciamo che la palla, il braccio era vicino al corpo, era a un metro, però no, in maniera obiettiva si può dare e non si può dare. Si può dare e non si può dare. Io Gianluca? La vedo 50 e 50. Si può dare. Si può dare, sì, quindi non c'è, non è uno scandalo, insomma. Cioè, sia anche, il braccio nel movimento, cioè il braccio fa quel movimento perché è ostacolo al pallone, pure l'altro, sì, braccio infatti, sì, è dietro, però quindi che deve fare? Però capita. Iervese? No, è difficilissimo, però sicuramente ad Avellino si può è calcio di rigore. Riccardo? È rigore netto. È rigore netto? Perché si ferma la palla. Eccolo, qui sono due persone completamente opposte. Sì, ma se sì, sì, rigore, lui rispetto a tutti, allora, per me è l'episodio che non c'è volontarietà da parte del giocatore, ma la palla si ferma e l'arbitro dà rigore. Tutti questi falli sono fischiati tutti con calcio di rigore. Perché con il nuovo regolamento sono No, ma una manica di qualsiasi altra partita, questa è rigore, che si ferma la palla e quando si ferma la palla. Già il fatto che ci sono delle versioni diverse io per ci me tranquillizzo, va bene, un certo tutto, punto non, a me non mi tranquillizzo per niente. No, nel senso che non è uno scandalo e quindi non è un attenuante intanto per il Pescara, poi facciamo le riflessioni. No, andiamo, nessuno vuole trovare al, Pescara. Al secondo gol, chiaro, eh? Al secondo gol dell'Avellino, qui qualcuno sostiene che Aresti abbia subito il fallo da Comi. Adesso Maurizio da qui ci porta anche all'episodio. Aresti sicuramente non è tempestivo nell'uscita, ecco il traversone, c'è lo scontro tra Comi e Aresti, poi Zito da pochi passi infila il pallone in rete. Rivediamo bene l'episodio. Allora, secondo noi Comi anticipa il portiere e quindi è un errore di valutazione dell'estremo difensore biancazzurro. Sì. Siete d'accordo, Alessandro? Assolutamente sì. Che il giocatore dell'Avellino la palla la colpisce di testa e poi gli rovina addosso Aresti. Quindi, anzi, forse si poteva dare anche calcio di rigore. No, cioè, rischia... è il portiere che ha sbagliato il tempo dell'uscita. No, l'attaccante ha rischiato grosso, perché guarda la palla. Se il portiere... Tu dici a livello fisico ha rischiato grosso. Ha rischiato tantissimo, è stato anche coraggioso. Però non c'è nulla, semplice azione, ha avuto il coraggio di andare a saltare in ritardo il portiere. Ecco qui il pallone, sì, verso Comi, sì, Iervese. Anche perché anticipa lui il portiere, quindi sì, è prima lui che tocca la palla, quindi è impossibile. Clinco. Anticipa veramente, onestamente, visto quando l'ho vista la prima volta, pensavi che era rigore. Carica sul portiere. Rivedendo la rallentatore anticipa e quindi... Siccome l'arbitro non ha... La, onestamente io se ero l'arbitro la moviola, io avrei dato dico, carica sul portiere, qui vi dico che magari su 10 arbitri 5 fanno vero giocare come ha fatto giocare vero, questo, vero, e 5 danno, sì, il fallo sul portiere. Però, devi guardare quando salta l'attaccante, non è che guarda il portiere e gli va incontro, sì, con sì, sono, però questo stiamo rivedendo con calma, sono rallenti, sì, in una serie di giochi più difficile valutare, no? Esatto, la distanza, bravo, però a velocità naturale sul rigore
non ci sono dubbi, perché a velocità naturale lo vedi che è a un metro. Qui a è l'arbitro fuori dell'area di rigore in alto, quasi sopra. Però credo che abbia la visuale aperta, sì. Quindi non si trova in difficoltà. Sì, no. Poi anche i giudici non hanno avuto dubbi. Va bene, archiviamo anche questo episodio, passiamo al terzo gol dell'Avellino. Qui la partita era già compromessa perché il Pescara poi non è riuscito più a recuperare. C'è anche questo tiro di Iconi con la deviazione di Salamon, ci si è messa anche l'autorete e poi qui la partita è finita. C'è stato un altro episodio che verrà valutato in settimana, perché l'attaccante Castaldo dell'Avellino si è lamentato di una gomitata di Memusciai, poi entrambi sono caduti a terra, lì è scattata quasi una rissa in campo, vedremo se poi Andrea Costantini ce la farà rivedere. Andiamo a sentire Marco Baroni a fine partita, ha parlato un po' di questo clima intimidatorio, ovviamente lui è contento della prestazione della squadra, pur rilevando che ci sono stati errori in fase conclusiva che pesano come un macigno. L'intervista a Baroni. Ma io oggi devo stare veramente molto attento a parlare, perché per 60 minuti c'è stata una squadra in campo che ha fatto calcio, ha creato una serie innumerevole di occasioni da gol. Purtroppo fra il primo e il secondo tempo c'è stato un episodio nel sottopassaggio dove è stata messa un po' di tensione e poi secondo me ci sono alcune decisioni che ci penalizzano, sia sul... Che è successo? Ma il rigore è un cross. No, no, l'intervallo. È successo quello che succede sempre quando c'è un po' di aggressione verbale, no? Non so a che cosa, però dispiace perché, ripeto, noi dovevamo chiudere questa partita. Io gli ho detto, ragazzi, dovevamo chiuderla assolutamente. Siamo stati troppo poco cattivi sotto porta, cosa che invece in altre occasioni non è successo. E poi dopo è chiaro che dopo, quando ti trovi sotto con due situazioni del genere, insomma, il gol del raddoppio mi sembra veramente che abbia dell'incredibile, perché Comi va dritto sul portiere. C'era però da aspettarsi forse questo clima un po' intimidatorio ad Avellino. Ma io lo sapevo, io non a caso ho messo Politano, potevo fare anche una scelta diversa, ma volevo chiudere questa partita perché sapevo che si era venuto a creare fra il primo e il secondo tempo un clima che noi dovevamo stare un po' lontani dall'area. È bastato vedere quello che è successo nel secondo tempo. Questo è un incidente di percorso, fortunatamente ce lo potevamo anche permettere, diciamo, anche se dispiace, perché secondo me oggi potevamo chiudere i conti. E adesso abbiamo queste tre partite e dove dobbiamo raccogliere il massimo. È stato ottimo il rombo con il vertice basso di Brugman, il vertice alto di Bjarnason. La squadra così si può esprimere molto bene, quindi ne ho convinto, ho convinto i ragazzi, anche se poi purtroppo c'è ancora qualcuno che ha dei retaggi mentali, che pensa che magari in certe posizioni, però chi è andato in campo nel primo pronti via l'hanno fatto molto bene. Poi purtroppo abbiamo perso Selasi per un'entrata bruttissima pronti via, Birke con una caviglia gonfia anche lui, insomma, sapevo che era dura, ci voleva un po' più di polso in questa partita qua. Allora, prima vi ho parlato di quell'episodio tra Memusciai e Castaldo. A Memusciai è stata comminata una multa di 1.000 euro, quindi non c'è prova televisiva. Allora, Baroni parla sì, del crimine intimidatorio, poi ci dice anche che è un incidente di percorso e ce lo potevamo permettere grazie alle tre vittorie consecutive. Alessandro, tu prima stavi facendo però delle riflessioni dopo questa sconfitta di Avellino. Visto che, voglio dire, la trasmissione è nata focalizzando l'attenzione sull'ambiente di Avellino, sì. Ma Baroni ha giocato a Napoli, voglio dire, è da 30 anni che si sa che quando vai a giocare in determinati campi ci sono delle situazioni ambientali, ma certe cose le prepari prima, non è come se tu vai nel Bronx e ti sparano per farti. Sono discorsi che secondo me lasciano il tempo che trovano. Piuttosto, così come è successo ieri, Il comune denominatore del Pescara, unitamente a tutte le squadre che si stanno giocando gli spareggi, è la mancanza di equilibrio, la mancanza di continuità.
E se mi consenti, nell'ambito della stessa partita oppure nell'ambito, no, nell'ambito di 4-5, ma anche nell'ambito della stagione, perché per esempio domenica c'è Cittadella Frosinone. Sì. Il problema di fondo è, io che sono addetto agli lavori così come i presenti, in questo momento non ti saprei indicare una squadra. Sì. Che a mio parere, quando dopo cominceranno i play-off, con tutte e tre sia favorita, sì. Perché siamo arrivati a metà di maggio e non c'è una squadra. Nemmeno il Bologna, che ha cambiato allenatore con l'arrivo di Delio Rossi. Il discorso del Bologna, allora, che Corvino volesse prendere Delio Rossi è una cosa che sapevano anche i Buri. Però c'è questa squadra, questa società che è entrata come quella del Brescia a gennaio. Sì. In pieno calciomercato. Corvino ha fatto delle uscite perché aveva tanti giocatori in esubero, il Brescia il mercato l'ha fatto le ultime tre ore di mercato, e poi c'era questo allenatore che comunque la squadra l'aveva portata in cima alla classifica, non era l'allenatore del nuovo direttore sportivo, e si è vissuti sempre con questa ambigua situazione di una squadra, di un allenatore che probabilmente... di questa società nessuno voleva tenere, però per una forte... Ecco, Gianluca, Delio Rossi può cambiare il Bologna in 270 minuti? Ma in 270 minuti non so cosa possa cambiare. Penso nelle ultime uscite, nelle ultime tre partite, il Bologna due le giocate molto bene. L'ultima che ha perso un pochino, si vedeva che la squadra era nervosa. Quindi, come ha detto Alessandro, si aspettava questa situazione. Io lo conosco bene, Delio, ora subentra tre partite dalla fine, però penso che si pensi già ai play-off. Sì, ma non è ristretto il tempo. Delio Rossi è un allenatore che ha bisogno... A me Bologna non sembra in una grande condizione fisica, non mi sembra minimamente. Sì, oltre a questo poi Rossi è uno che... molto pignolo nel però suo lavoro. Questa situazione secondo me molto dipende dalla situazione mentale, perché la piazza era diventata insofferente nei confronti di Diego Lopez. Sì. Quindi uno scossone ci voleva. È stato preso un allenatore come Delio Rossi, Corvino lo conosce benissimo. No, sul valore di Delio Rossi qui nessuno discute. Vogliamo capire se a tre giornate dalla fine è un allenatore particolare Rossi. Sì, è un punto interrogativo, però io penso che se non fosse arrivato ora sarebbe arrivato sicuramente nel prossimo campionato. Sì, 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 il prossimo anno, sì. Io sono certo di questo, però secondo il mio punto di vista è soprattutto per una questione mentale è stato fatto tutto questo. Gervese, sei d'accordo che Rossi può fare ben poco a livello, non so, di varianti tattiche? Poi il Bologna ha giocatori anche di esperienza, per l'amor di Dio, però il tempo non è a suo favore, è solo una svolta mentale, come dice Colonnello. Possa fare tantissimo a livello di esperienza, perché sicuramente il Bologna ha una squadra, un blasone importante, giocatori bravi, forti, che fondamentalmente non è che hanno bisogno in questo momento di un gioco, in questo momento hanno bisogno soltanto di riacquistare un po' di autostima, e sicuramente l'esperienza del mister sarà importante per il futuro. Ecco, ma siete d'accordo sul fatto che è un incidente di percorso, come dice Baroni, per il Pescara, questo di Avellino, e il Pescara se lo poteva permettere dopo tre vittorie? A quattro giornate dalla fine non ti puoi permettere nulla, non dovresti sbagliare. Viene da dire, sì, meno male che ci sono state le tre vittorie, ma è un incidente di percorso che non ci doveva stare, però se dico che non ci doveva stare contraddico quello che ho detto prima, ossia quali sono i motivi principali secondo me di questa sconfitta, e con l'aggiunta di quello che ha fatto intendere il mister, che è successo nell'intervallo, forse qualche parola di troppo, un po' di clima. Vabbè, però questo lascia il tempo che trova, parliamo di calcio giocato. Ho capito, lascia il tempo che trova, quello fa parte della partita. Perché come dice Alberti, Baroni sa come è fatto. Va bene, però ho capito, sa come è fatto, però tutti lo sanno, però evidentemente poi c'è chi reagisce in un modo, chi in un altro, magari lì un altro arbitro di rigore non te lo dà. Siamo onesti, lo fa capire dalle parole di Baroni, si intuisce, perché Baroni dice nettamente fallo sul portiere. Occhio umano,
quello è fallo sul portiere, perché noi lo stiamo vedendo al rallentatore di poco. Sì, come sì, sì, ma anticipa gli episodi, i crimini intimidatori. Fa parte tutto della partita. La gran partita che però ma non è sfociata appunto, in un risultato positivo. No? Poi, no, Alessandro. Ma lo diciamo sempre che a volte le partite si decidono per un episodio. Lì c'è un episodio indeterminante, quello del rigore. Secondo me non c'è. Sicuramente. Non me frega a me di quel che dicono gli altri, con il rispetto dei presenti. Credo che avrebbe dato una mazzata tremenda all'Avellino come ambiente, perché anche lì sono da 2-3 settimane che c'è sofferenza. Sicuramente non vincendo contro il Pescara credo che avrebbero un attimino anche loro mollato la presa, invece è un'altra squadra che, certo, che si è rilassata. Ecco, che pensate invece quando Baroni dice che ci sono dei giocatori che hanno dei retaggi mentali per l'aspetto tattico nuovo? Vorrei sentire Luigi e Gianluca, che sono soprattutto allenatori. No, no, senza indicare, sì, parlo come concetto. Ma sicuramente molte volte il giocatore è convinto che il ruolo sia determinante per sfruttare al massimo le sue caratteristiche. Ma un giocatore che gioca in B deve essere pronto anche a cambiare ruolo e secondo me anche con le qualità del singolo giocatore che ha a disposizione in questo momento il Pescara non possono esserci questi problemi, quindi penso che l'allenatore abbia ragione. Gianluca, tu hai mai sentito queste cose, cioè retaggi mentali dei giocatori? Sì, tantissime volte, dipende soprattutto dal carattere del giocatore, però è molto importante questo, fa capire l'importanza del calciatore, perché un calciatore deve mettersi sempre a disposizione del gruppo. Se uno in piccola cioè, parte... Cioè, se a te dicevano di giocare a destra, tu giocavi a destra? Sì, ho giocato a destra pure in Serie A. No, dico, con la stessa volontà... Certo, perché se l'allenatore ti chiede di fare certe cose, perché tu devi essere molto orgoglioso di te stesso, perché l'allenatore crede in te e quindi vai in campo e cerchi di fare del tuo meglio per il gruppo, perché un giocatore che pensa, toglie energia a se stesso. Non deve pensare. Non deve pensare, deve cercare di fare, di prendere di posizione. Sì, certo. Molto velocemente. Riccardo. Sei un ingranaggio di una macchina. Io sono d'accordissimo con quello che ha detto lui. E sei anche pagato profumatamente per fare l'ingranaggio della macchina. Tu puoi sentirti un giocatore di destra, l'allenatore decide di metterti a sinistra, tu devi andare in campo con il massimo impegno, anzi dimostrando che l'allenatore ha ragione. E Selasi ha cambiato ruolo e ha giocato molto bene, dimostrando, forse perché è giovane, perché ha voglia. Io penso magari che l'allenatore intendeva dire che qualche giocatore, magari un po' più anziano, forse fatica un attimino a cambiare connotazione in campo di quelle che sono, secondo la sua condizione mentale, il suo posto in campo. Ecco, prima di andare a vedere lo specchio delle prossime partite, Andrea Costantini ci legge i primi commenti, perché molti se la sono presi con Baroni. Tu, sì, Francesco. Però Enrico, se può interessare, abbiamo ritrovato anche l'episodio Memusciai Castaldo. Ecco, rivediamolo, perché Castaldo si è lamentato, ha parlato di prova televisiva, vediamo cosa è successo. Qui ancora vediamo nulla, perché il colpo era stato già ricevuto. Allora, qui alza il braccio sinistro, però non è una cosa violentissima da prova televisiva. Vediamo un po', che dite? Gianluca, qui c'è la reazione di Castaldo, però... Lo facciamo rivedere in primo piano, Maurizio? Non è così grave da richiamare addirittura, guardate Rastelli a bordo campo come si agita, poi le due panchine vengono a contatto, ecco il colpetto, no? Ma, tu hai fatto di peggio, no Gianluca, certe volte? No, mai. No, è questo, ma no. Una gomitata... È una gomitata violenta, Alessandro, Alberto? Credo che sia da prova televisiva, come diceva ieri Castaldo. Da prova televisiva no, ma se l'arbitro lo vede lo caccia. Ah sì, sì, quello ci può stare. Andrea, andiamo ai messaggi, poi entriamo nel video della trasmissione. Allora, una prima tranche di messaggi con l'aiuto di Maurizio. Ma formazione la fa Baroni o no? Quindi vari Fornasier, Salomon li mette lui in campo, quindi non è colpa nostra che vediamo solo le partite. Un po' di ironia quindi contro Baroni, mi sembra questo messaggio. Prossimo, vediamo un po'. La squadra nei playoff, ma la tifoseria latita, è brava solo a criticare le sostituzioni del mister. O Pescara mia, come sei cambiata? Alt, sentiamo Colonnello e Alberti su questa valutazione. È un po' cambiata Pescara. Ieri ad esempio il pubblico del Partenio ha recitato un ruolo
di primo piano, anche sull'1-0, ha continuato a incoraggiare la squadra. Invece la piazza di Pescara è diventata un po' più silenziosa, più morbida, o no? No, io ho giocato a Pescara. Sì, ai tuoi tempi sì, parlo di oggi. Ma di oggi dipende, in ogni parte del mondo dipende dai risultati. Dipende. Quindi non è cambiato secondo il tuo punto di vista, secondo Alessandro? No, direi di no, però c'è un dato di fatto incontrovertibile, che questo allenatore non ha un rapporto simbiotico con la tifoseria. Sì, 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 questo sì. È fuori discussione, perché c'è sempre, se si vince c'è sempre un qualche cosa, quindi probabilmente ci sono delle alchimie chimiche che o arrivano o vengono spontaneamente. Ci sono i precedenti, evidentemente il pubblico di Pescara, un po' come me, ama che la squadra è quella, e bene o male gioca in quel modo, giocano quasi sempre gli stessi. Sì, io credo, vedi una buona prestazione, prescindere dagli uomini, sì, apprezzi, mi no? Sta bene tutto, però mi viene da pensare che un allenatore che mi dichiara retaggio, come ha detto, di qualche giocatore ad accettare, ma 4 giornate dalla fine, sei stato bravo a preparare la partita, ma la partita si può preparare anche non cambiando ruolo ai giocatori, non chiedere al giocatore di sinistra di giocare a destra. Però tanto ieri per c'erano molte assenze dell'ultima ora, Fiorillo, Sansovini, sì, ma è Rossi. Dall'inizio dell'anno che cambia, sì, viva Baroni, io mi auguro che Pescara faccia i playoff e vada in Serie A, viva Baroni, ci mancherebbe altro, andiamo in Serie A, Baroni se ne va per la sua strada, il Pescara si fa la Serie A, ma è dall'inizio dell'anno che cambia. Il discorso cambia, che faceva era sulla partita di ieri, non e sulla partita di ieri ha cambiato di nuovo, ti è andato bene e poi ti è andato là, e se lui fa, attenzione, che se lui a fine partita fa quella dichiarazione, vuol dire che ha visto, magari noi non ce ne siamo accorti, io sicuramente non me ne sono accorto vedendola per televisione, c'è qualcosa che non gli è piaciuto, capito? Perché se lui fa quella dichiarazione, quella è pesante, quella dichiarazione, quella non può passare sotto banco, retaggio di alcuni giocatori, come per dire qualcuno non mi ha dato il massimo, o qualcuno non si è adattato, o qualcuno punti di sospensione. Annuisci, come no? Sei d'accordo? Sei fa la no, sei d'accordo su quello che dici tu? No, io dico quello che ha detto Barone, sto commentando quello che però ha detto Barone. Sto dicendo che c'è un allenatore qualcosa. Che a 4 giornate alla fine. Sì, voglio sapere se lui è d'accordo con è te, grave, ma sicuro che non lo è sia. È grave. Sei d'accordo o no, Riccardo? Sono d'accordo. Sono d'accordo. Guarda, volevo fare un attimo un passo indietro sul fatto che ho visto con calma quello che ha fatto Memushai. Sì. Lo trovo veramente un gesto fuori luogo. In un momento della partita topico, in un momento del campionato, è fatto proprio una cosa che veramente sono veramente arrabbiato dopo che l'ho visto rallentatore, perché non serve a niente, sono quelle cose che se ti vede ti butta fuori, rimane in 10 e perdi la partita, poi la perdi lo stesso. Leggiamo qualche altro messaggio, Andrea Costantini. Certo, vediamo i prossimi. Resto dell'idea già espressa tempo fa che Baroni è un tecnico non in grado di reggere le pressioni nei momenti importanti. Ieri nel secondo tempo non ha saputo gestire la squadra e i cambi, e con i dovuti scongiuri penso al finale con i Frentani dello scorso anno. Avanti. Come penso al finale come i Frentani? Sì, forse. Quello che riferimento al parallelismo a quello è successo lo scorso anno a Lanciano, i 2 punti immeritatamente presi a Lanciano li abbiamo persi ieri, ma è inutile fasciarci la testa, tutto dipende da noi, forza Pescara. Avanti. Abbiamo fatto rimontare il risultato, vergogna, non critichiamo Baroni perché non è colpa sua. Enrico, ieri per la prima volta ti ho sentito in radio malissimo, non si sentiva niente, ciao. Hai ragione, perché ieri sono saltate tutte le linee internet al partenio di Avellino, quindi abbiamo avuto problemi, hai ragione, mi scuso per questo inconveniente, però dipendeva dal partenio. Ma Salamon cosa guardava sul secondo gol? Errore inaccettabile. Ancora un altro, ancora e poi un altro. Chiudiamo. Francesco, ma tifi solo Teramo o anche il Pescara? La Madonna, ora ricominciamo. Io tifo Teramo e Pescara, e siccome un altro anno, mi auguro di no, perché il Pescara ancora fa in tempo a fare i playoff in Serie A, ribadisco per l'ennesima volta, ma chissà quante volte lo dovrò ridire, l'anno della Serie C che poi il Pescara andò in B, lo disse almeno 40 volte, nei 180 minuti, se mi permettete, tra Teramo e Pescara, tifo Teramo. Nelle restanti partite mi auguro che il Pescara vada in A e Teramo che si salva, se il Pescara non dovesse Valerio, invece in da forzapescara.com abbiamo ancora riflessioni su Avellino, così chiudiamo la parentesi e parliamo anche della prossima partita con il Perugia, dando uno sguardo completo anche agli ultimi 270 minuti.
Valerio. Assolutamente sì, Enrico, ti leggo qualche commento. Magari Nippon 1936 dice: il Pescara è la squadra più forte del campionato, lo sappiamo tutti che il manico è venuto a mancare, è un argomento che è inutile riprendere, tanto la società non lo cambia né quest'anno e né il prossimo, è inutile a tosci, cioè è inutile tossire, faccio una piccola... sì, sì. Faccia, non siamo sempre, di Bolzano, Valerio. Sempre una piccola traduzione. Poi Enrico, siccome sul portale, come ha riportato Baroni, che c'è stata quella, diciamo, sorta di aggressione, ti vado a leggere anche il... perché c'è il deferimento per un dirigente dell'Avellino al termine del primo tempo, che negli spogliatoi ha assunto un atteggiamento intimidatorio, rivolgendo agli ufficiali di gara epiteti e insulti. Questo è quello che è apparso sul portale di Lega Serie B. E quindi... Si sono un po' accanite. Riguardo anche sempre al discorso dei tifosi, ci teniamo a precisare, l'abbiamo fatto anche con un commento della redazione, perché si diceva che sarebbe stata data la curva sud ai tifosi del Perugia, invece non è assolutamente così. I tifosi del Perugia andranno nel Gabbiotto, saranno venduti circa 700 biglietti, se non vado errato, però c'è sempre... Quindi la curva sud resterà ai tifosi del Pescara, adesso ne parliamo. Allora, andiamo in pubblicità, poi analizzeremo i prossimi 270 minuti e anche cercando di capire dove può migliorare questa squadra di Baroni. Sono tre partite ovviamente tutte difficili sulla carta, anche a Varese contro una squadra già retrocessa, ma ne parleremo tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare, è immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata.
Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande punto alla croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore, con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Sono le 21:41 minuti, rientriamo in diretta. Allora, c'è subito un telespettatore che si era prenotato, poi vedremo lo specchietto delle prossime tre partite. Pronto TV6? Pronto, buonasera signor Rocchi. Buonasera. Sono Luigi, chiamo da San Buceto. Buonasera signor Luigi, prego. Senta, io per quanto riguarda il discorso del retaggio culturale volevo aprire una piccolissima... Non culturale, attenzione, attenzione. Il discorso del mister, sì. Di Baroni, sono d'accordo col dottor Di Francesco, sì. Prima di tutto. Poi voglio dire una cosa, insomma, secondo me la squadra quest'anno ce l'avevamo per andare in Serie A, lo abbiamo sfaldata come succede da tre anni a questa parte, cioè commettiamo gli stessi errori, ma non sono errori tecnici, sono errori di gestione. Qui mi rifaccio sempre al discorso sulla dirigenza, perché quando i primi di dicembre, dopo la vittoria di Vercelli per 4-0, leggo sui giornali e ascolto in televisione che il Pescara ha trovato una sua quadra, no? Con il 4-4-2, ci ricordiamo i primi di dicembre, no? dopo la vittoria di Vercelli tutti quanti abbiamo detto, abbiamo ascoltato, abbiamo letto, diciamo, no? Abbiamo detto che il Pescara aveva trovato una quadra col sistema sul 4-4-2, giusto? Sì. E allora quando si dice che abbiamo vinto a Vercelli, poi abbiamo pareggiato in casa con l'Avellino stesso, quella partita così, diciamo, no? Poi siamo andati a fare quel bel risultato a Perugia, poi abbiamo fatto la partita di Varese e l'ultimo, quel gran finale, quella partita a Livorno, sì. bella vittoria a Livorno. In tutte quelle partite, o quasi tutte, abbiamo avuto Maniero che l'ha messa dentro. Tu Maniero lo vai a togliere. Allora che cosa significa questo? Quindi allora, lei ritiene che la cessione di Maniero sia stata determinante, da quello che ho capito, no? Ma esattamente sì, cioè non al 100%, ma ha avuto un grosso peso sulla scelta di questo campionato, secondo il mio modesto punto di vista. Sì, è pur vero però che il Pescara nel giorno di ritorno può fare più punti, perché ci sono ancora 270 minuti e potrebbe fare più punti rispetto al giorno d'andata. Però questa è una sua idea e la ringraziamo per l'intervento che ha fatto. Grazie. Allora, sì, io la ringrazio per avermi fatto intervenire, la saluto e grazie. Gli auguri agli ospiti. Buona grazie. Serata. Allora, si sta completando anche il girone di ritorno, mancano soltanto tre partite, una squadra diversa rispetto a quella del girone di andata. Ecco, in cosa è stata diversa la squadra rispetto al girone d'andata, secondo te, Alessandro? È una squadra che quantunque sia stata criticata, comunque diciamo che un senso nel girone di ritorno l'ha avuto. Innanzitutto Sansovini
anche se tutti dicono che Maniero è andato via, secondo me è stato un grande acquisto, perché come faceva a rilevare... Ha fatto gol pesanti. Ha fatto gol pesanti, però come ha fatto intelligentemente rilevare questo signore che ha chiamato? Ci sono anche degli uomini che, al di là di quello che ti dice l'allenatore, e Gianluca che ha giocato in Serie A lo può confermare, sanno gestire la partita, cioè, sì, sanno gestire i compagni, ci sono quei due o tre elementi che proprio che gestiscono i momenti critici della partita. E non avere Sansovini, io mi auguro che Sansovini riprenda per i play-off, perché sì, c'è questa notizia, se c'è questa una brutta tegola, perché questa è una tegola veramente pesante, perché questo è un giocatore che è carismatico. Sì, perché questo infortunio al ginocchio, ripetiamo, Sansovini potrebbe saltare le prossime tre partite, vediamo un po' domani se ne saprà di più. Comunque Gianluca, alla fine, e vediamo anche la classifica aggiornata, il Pescara è lì nella zona play-off. Si è persa finora una ghiotta occasione, secondo te, per guadagnare delle posizioni in classifica? Guarda, se vinceva Avellino dove sta. Quando si arriva a quella fine, si hanno questi punti, di solito sono punti guadagnati, cioè sono sì. I punti che tu hai meritato, dispiace perché... Cioè alla fine la classifica si rispecchia, rispecchia la tua forza. Però dobbiamo aspettare, perché il Pescara ha due partite in casa e una sì. Fuori rispetto alle altre che hanno come hai detto tu, potrebbe fare più punti dell'andata. Sì. Quindi potrebbe salire ancora... Adesso lo commenteremo questo calendario, perché c'è un'altra telefonata in diretta. Pronto, TV6? Enrico, buonasera carissimo, sono Vincenzo da Pescara, ciao. Buonasera Vincenzo, ben risentito. Un saluto a te, anche da parte mia, ovviamente. È sempre un piacere ascoltare la tua voce e vedere le tue trasmissioni, sempre grazie, molto Vincenzo. Molto interessanti. Un saluto a te e ai tuoi ospiti. Io vorrei, ormai della partita di con l'Avellino ne avete già parlato, in maniera assolutamente sintetica dico la mia, bisogna guardare alle ultime tre partite e fare chiaramente attenzione a Livorno, Avellino, ecco, già sabato prossimo è vero che noi avremo il Perugia in casa, sì. Col quale non giocherà Falcinelli, quindi già sarà priva di una pedina molto importante per l'attacco, ma è anche vero che l'Avellino giocherà a Bologna. Il Livorno gioca in casa con l'Entella, quindi avrà la possibilità di... Sì, a questo punto dico alla regia di farcelo vedere questo specchio, così lo incominciamo a memorizzare. Eccolo qui. Sì. No, sì. No, no, non il prossimo turno, le prossime tre partite, Maurizio, chiedo scusa. Ah, perfetto. Allora, diciamo subito che il Frosinone giocherà sul campo del Cittadella, il Bologna ospiterà l'Avellino, il Vicenza andrà alla Spezia e avrà due trasferte, la Spezia e il Livorno, con la terza partita del Frosinone, quindi tre scontri diretti per il Vicenza. Poi c'è lo Spezia che ha questo ostacolo appunto con il Vicenza, poi Lanciano e Bari, il Perugia viene a Pescara e poi ha due partite sulla carta abbordabili con il Carpi, diciamo abbordabili anche se il Carpi non regala nulla, e il Cittadella in trasferta, l'Avellino va a Bologna, poi in casa con il Trapani e l'ultima a Brescia. C'è anche da dire, Vincenzo, per restare in linea, che il Pescara sì. Come scontri diretti non ha una buona... posizione, perché è in vantaggio con il Frosinone che potrebbe non fare i playoff, con il Perugia ha pareggiato lì in Umbria, vedremo sabato cosa succederà, mentre ha diciamo contro Vicenza, Spezia, Avellino ha la peggiore differenza punti. Con il Livorno bisogna aspettare l'ultima partita, comunque si è vinto a Livorno, quindi Vicenza, Spezia e Avellino sono in vantaggio sul Pescara a parità di punti. Ho detto, scusate, Vicenza, Spezia e Avellino, non Perugia, perché il Perugia speriamo di batterlo sabato. Comunque Vincenzo, vuoi fare un'ulteriore riflessione? Sì, infatti io proprio a quel concetto volevo arrivare, perché con il Perugia, con il quale abbiamo pareggiato 2-2 se non ricordo male all'andata, e soprattutto con il Livorno, in teoria, insomma, finora almeno abbiamo una posizione di vantaggio. E visto che il Livorno giocherà con l'Entella in casa, ma ha il Vicenza e poi ha la partita viene da noi, quindi secondo me, anche se tu mi insegni che fare conti, i calcoli è impossibile, però sì. Credo che con 5 punti dovremmo arrivare ai play-off. Certo, è chiaro, se facessimo almeno 7 potremmo anche aspirare, anziché arrivare all'ottavo posto, che come tu sai benissimo è una posizione assolutamente svantaggiosa per noi.
Quindi sì, però fare calcoli in questo momento, a tre giornate al termine, serve a ben poco. Perché tutto questo significa semplicemente una cosa molto, molto semplice e banale, che il Pescara è padrone dei propri mezzi, certo, senza fare molti calcoli, quindi dovrà cercare di avere il massimo di risultati. Volevo per finire fare una domanda a Di Francesco. Stamattina ho sentito Campidelli, al quale ho esternato le mie più grandi congratulazioni, per il Teramo è entrato nella storia. Che emozione, quanta emozione ha provato un tifoso vero del Teramo, perché Teramo è la mia seconda città, quindi anch'io oltre il Pescara tipo Teramo, quindi quanta emozione ha provato? Questa è la domanda di Francesco, e volevo complimentarmi con Riccardo perché stasera finalmente lo vedo con la cravatta. Buonasera a tutti. Con la cravatta, no, Vincenzo, Riccardo. Veramente è io sono sempre in cravatta. Sempre in cravatta. Non lo vedo veramente, ma siccome gli dona la cravatta. Ci va anche in panchina con la cravatta. Grazie, pensate. Vincenzo. Francesco, grazie, Vincenzo. Buona serata. Grazie. L'emozione è tantissima, come spiegavo l'amico Massimo Profeta, per farmi capire bene. Io credo di aver provato la stessa emozione che tutti i tifosi del Pescara hanno provato tanti anni fa la prima promozione in Serie A. Credo che un tifoso del Pescara, certo, gli addetti ai lavori, i giornalisti, tutti i giocatori, se ripensano a quella promozione cominciano a fare le capriole. Ecco, io ho fatto le capriole, ovviamente dentro di me, perché insomma, se faccio la capriola io faccio un buco per terra. Restavi te. Lì. Restavo, okay. Restavo a Savoia. Quella è l'emozione. non si sa quello che ho fatto. Proprio a Savona ero praticamente un ultra in tribuna stampa e in tribuna. A un certo punto, sulle risultanze del secondo gol, che è durato un bel po', a un certo punto ho chiesto scusa perché c'erano una ventina di tifosi del Savona lì in tribuna. Ce n'era una, ho detto scusate. Quando ho detto non si preoccupa, lo so, però non gliela faccio. E ho ripreso a urlare. Allora, a proposito della partita Varese-Pescara, oggi sono uscite anche le decisioni del giudice sportivo, tra questi c'è Borghese, difensore del Varese, che è stato squalificato per 4 giornate, quindi salterà anche la prossima gara con il Pescara. Vediamo questo specchio allora di partite, Enrico, perché sì, vediamo, sì, le tabelle a me servono a ben poco, ma giusto per dare un orientamento. Mi fanno impazzire, godo, mi piace, il Pescara le deve vincere tutte e tre. Punto e basta. No, per entrare ai playoff... Sì, basterebbero meglio, anche se meglio la posizione, sì, da però quinta, da sesta. No, intanto tu la devi Riccardo, quando vedi questo specchio hai paura, hai fiducia, che hai? Guarda, devo dire come la penso. Sì. Aria fretta. Queste sono aria fretta, no? Io non faccio mai calcoli. Vi ricordo che l'Italia nell'82 mondiale ha preso Argentina e Brasile, ha detto siamo fuori, abbiamo vinto il mondiale. Non guardo nulla, non voglio guardare nulla, bisogna andare in campo per vincere tutte e tre. L'unica riflessione che ti faccio è che delle tre partite ho paura al Varese, delle tre. Che sulla carta sembra più facile. Che sembra più facile, appunto per questo motivo, perché tu col Perugia vai, te la giochi, il Perugia è una bella squadra, metterai l'anima. L'ultima è con Livorno, il Varese è quella di mezzo che in teoria delle tre, in teoria, è quella più facile, tu vai là e... Allora, fammi sentire invece chi li ha vinti i campionati. In questo momento, Gianluca, si guardano queste tabelle... La partita importante è col Perugia. Sono sì, d'accordo. Perché il Livorno gioca con l'Entella, è soprattutto un fattore psicologico. E la partita importantissima che può cambiare tutto è la prossima con il Perugia. Però l'imperativo è non perdere col Perugia, a mio avviso, perché credo che il Pescara possa... Un Perugia senza Falcinelli, Fazzi e Perigini squalificati. Però gioca un buon calcio il Perugia, eh? No. No, ma Gianluca, a prescindere dalle tabelle, però scusami Francesco, a prescindere dalle tabelle, cioè il giocatore fa dei calcoli, sì, oppure... Sì. No, assolutamente. Si fanno sempre dei calcoli, come possiamo fare qua, perché è così, si fanno dei calcoli, però alla fine ora è molto importante avere sangue freddo, cercare di andare in campo, pensare partita dopo partita e non puoi mai guardare la prossima. Bisogna cercare di battere il Perugia perché si riesce a raggiungere la sesta posizione. Allora c'è una telefonata, scusami Francesco, dopo vengo da te, pronto TV6? Sì. Pronto? Salve, sono Francesco, chiamo da Pescara. Buonasera Francesco, prego. No, io vorrei fare una valutazione. In molti sono critici per il mister Baroni, però io penso che nelle ultime tre partite lui possa esprimere il meglio, no? Per fare in modo che un altro anno per confermarsi.
Poi un'altra cosa, vorrei fare i complimenti a lei, signore Enrico Rocchi, che fa una trasmissione dove si discute di calcio e non si litiga e non si parla di altre cose, per cui preferisco più vedere lei non che l'altro. Vabbè, la ringraziamo, ma dipende sempre dagli ospiti, sono sempre gli ospiti che fanno le trasmissioni. E poi si critica pure qui, perché in maniera credibile le critiche vanno anche fatte, perché devono rappresentare degli stimoli. Iervese, tu non hai giocato a livelli di colonnello, quindi l'esperienza di colonnello è sicuramente più importante, però sei nel mondo del calcio da tanti anni. Ecco, ritieni che questo momento, sì, l'aspetto fisico conta, l'aspetto mentale è importante, ma cosa serve soprattutto per non cadere in trappole che possono esserci, no, negli ultimi 270 minuti? Cioè l'esperienza quanto conta secondo il tuo punto di vista? Secondo me conta tantissimo, secondo me bisogna affrontare una partita alla volta e cercare di vincerla, questa col Perugia, perché a livello psicologico potrebbe essere un segnale negativo. Contro il Perugia penso che non sarà facile, perché il Perugia gioca un buon calcio, il Pescara deve assolutamente cercare la vittoria, perché poi... Quindi a prescindere dalla formazione, a prescindere da chi andrà in campo, a prescindere da tutto, no? Assolutamente, assolutamente. Bisogna pensare solo al Perugia e basta, poi affrontare partita dopo partita e basta, senza fare calcoli, perché sennò... Alessandro, ti aspettavi un campionato del genere da parte del Perugia, che ricordiamo è allenato da Andrea Camplone e dal vice Giacomo Di Cara, che sono stati i tuoi compagni di squadra, no? Sì, e hanno giocato assieme a Goretti, che è il direttore sportivo. E hanno giocato insieme a Goretti. Che è un particolare che ha una sua valenza. Sì, che facesse un buon campionato Andrea Camplone, sì. Però come ho detto prima, anche Perugia ci ha avuto i momenti... Però adesso in serie utile da 10 giornate, sì. Riccardo, correggimi. Ecco perché io ti ho detto l'imperativo domenica è non perdere, perché a Varese Pescara vincerà, e credo che probabilmente all'ultima partita con Livorno ci sta anche che Livorno sia fuori dai giochi. Pensi che Livorno sia fuori, sì, dai giochi l'ultima? Sì, mi sembra. Io Livorno e Livorno, le prossime partite di Livorno. No, il Livorno no, gioca. Livorno gioca col Vicenza. Scusa, adesso il Livorno gioca con l'Entella. Sì, gioca con l'Entella, Vicenza e poi l'ultima a Pescara. E poi c'ha il Vicenza in casa e poi viene a Pescara, Il Livorno mi sembra la meno indiziata a entrare nei play-off. Sì, ma il Livorno in questo momento a Pescara. Io 58 punti intanto li potrei. Però qui c'è un errore, sì, perché vedo il Vicenza, sì, gioca a Livorno. Il Vicenza c'ha due trasferte, Spezia e Livorno. Esatto, il Vicenza ha due trasferte. Ultimamente il Vicenza, però anche il Livorno ha cambiato l'allenatore da poco, però gioca col Vicenza e c'ha i suoi problemi. Ah vabbè, ma il Livorno stanno dicendo il Pescara, uè, gioco col Perugia e poi ce la vediamo noi. Per un istante il Pescara è una squadra rispettata e temuta. Quello che dici tu è vero, però io sono d'accordo con Luca che in maniera molto elegante ha voluto dire è determinante. Però Riccardo dice questa aria con fritta, il Perugia, giustamente, esatto, si fanno le devi, tabelle. No, ma per quello io non faccio le tabelle. Con il Perugia devi vincere. Io ti dico che secondo me col Perugia non devi perdere. Tu la vedi in un modo, io la vedi in un altro modo. L'Entella ieri ha vinto a Vicenza. È vero che a Vicenza mancava Cocco, e quando manca Cocco il Vicenza... No, ha rischiato di vincere, non ha vinto l'Entella a Vicenza. Sì, no, ha pareggiato. Sì, ho detto perdono. Beh, no, alla fine stava vincendo la possibilità però di vincere. Questo è un campionato. L'Avellino che si è rilanciato aveva pareggiato a Varese. Non, il Cittadella, il Frosinone, io non ho questa certezza assoluta che domenica Cittadella vinca. Il Frosinone è Cittadella? Io non credo che la vinca facile a Cittadella, perché se il Frosinone non vince a Cittadella, Gianluca domenica dice che vince facile. Non vince a Cittadella, rischia di non arrivare secondo. Ho capito, perché l'ultima giornata va a il Frosinone, ecco, perché 7 punti. No, noi non ci possiamo porta arrivare. L'esempio del Frosinone. Ah, ho capito, ma sì, vale sì. Vale tutto, è il contrario di tutto in questo momento. Io sì, quello che ti voglio dire è che il Perugia, chi ci segue. Sono d'accordo con Gigi, il Perugia è una squadra che io seguo perché siamo comunque amici di Andrea e gioca molto bene. E per noi sarà difficile vincere. E però sono quello che dice Alessandro è giusto. Sì, quello tu che dice l'importante, Perugia, secondo me, è importante non fare passi falsi. Esatto, non fare passi falsi. Sì, perché... Però io dico è determinante, perché se prendi 3 punti anche per lo al Perugia diretto è una questione, anche, è una questione come certo, fondamentale. Se vinci, vinci. Sì. Allora,
Dimmi Riccardo, scusa, no, ti interrompo. Dicevo, sono d'accordo con lui, è chiaramente importante vincere, ma l'importante è non perdere in questo caso. Bene, allora andiamo in pubblicità per la seconda fascia, poi riprenderemo da Andrea Costantini, da Valerio De Carolis e le altre valutazioni sulle Perugia. Tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno.
Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 22:05 minuti, allora rientriamo in diretta, tra poco andremo in regia da Andrea Costantini, però volevo chiedere subito a Riccardo Clinco, che è sempre presente sugli spalti dell'Adriatico, si sta preparando alle sfide estive dei racchettoni, assolutamente. Però si è ancora concentrato perché la forma non è ottimale. E quindi, no, sono anche dimagrito 6 kg, sto benissimo. Sì, la forma tecnica. Ah, dice, quella no, certo. Cosa serve al Pescara per centrare un obiettivo buono nei playoff? Perché qui ci sono playoff e playoff, no? Settimo, ottavo è un conto, dalla sesta alla terza. Lo dico, serve mettere in campo gli attributi e basta. Bisogna che la squadra vada col sangue agli occhi e su ogni pallone per 270 minuti. Serve solo quello. Serve andare in campo e lottare. I tifosi sono un po' disinnamorati di questo Pescara perché molte volte la squadra non dà quella forza che deve dare una squadra che vuole salire. Questo è il mio pensiero. Prima di andare da Andrea Costantini vorrei coinvolgere un attimo Luigi Dervese perché lui allena gli allievi in questa società, società che sta puntando sempre di più sul settore giovanile, c'è stata la partecipazione al torneo di Viareggio che è stato un po' il fiore all'occhiello, però in prospettiva diciamo che sono state buttate delle buone basi col vostro gruppo di lavoro, no? Sì, sono 2-3 anni che si sta facendo un bel lavoro con il settore giovanile, la società sta dimostrando tutta l'attenzione massima proprio nei ragazzi e sono convinto anche che dall'anno prossimo sicuramente molti ragazzi che stanno disputando il campionato di primavera faranno parte. Ecco, ieri molti hanno visto sempre Torreira che si riscalda ogni partita, però ancora non lo vediamo in campo, ecco. Tu che lo conosci bene, ha delle grosse potenzialità. Ha delle grandissime potenzialità, è un giocatore molto tecnico, ma sono convinto che al più presto Baroni lo metterà dentro perché è veramente un ragazzo interessante. E poi dal prossimo anno forse avrà ancora più spazio, no? Ma me lo auguro, insieme a altri lui, ragazzi, insieme ai vari Vitturini, cioè, di Rocco, ce ne sono tanti ragazzi bravi, hanno bisogno soltanto di essere messi dentro e avere un po' di coraggio per credere in loro, perché ragazzi bravi ci sono e bisogna puntare sui nostri che a volte dimostrano di essere più bravi degli altri. Il campionato vostro è finito, quello primavera ancora non va in conclusione, però ci saranno anche altre manifestazioni, c'è un torneo importante. Dobbiamo disputare un torneo a Cava dei Tirreni il 7 giugno, torneo internazionale, categoria 98, quindi categoria allievi, un torneo bello dove potranno mettersi in mostra tutti i nostri ragazzi. Allora, Andrea, altra carrellata di messaggi? Prima ti aggiorno sul posticipo di Serie A, 4-0 per il Cagliari, le reti di Ekdal, Farias, Mpoku e Chop. Possiamo andare con sì. I messaggi. Ma Vivarini, la Padula e Donnarumma vanno a Pescara? Grazie. Non so chi vuole rispondere. Non vengono a Pescara? Mi auguro di no, era un no. Era un no, è un no di parte, su. Ok. Vedremo cosa accadrà al mercato. Era calcio di rigore, riferimento alle discussioni sulla Moviola di Avellino Pescara. Prossimo messaggio. Buonasera a tutti, adesso basta criticare sempre la società e l'allenatore. Cosa possono fare sulle solite distrazioni difensive e le mancate finalizzazioni grossolane nella porta avversaria? I veri tifosi vicino alla squadra, allenatore e società. Solo critiche costruttive. Guido da San Buceto. Avanti. D'accordo, Alessandro? Che vanno messe da parte simpatie e antipatie, bisogna remare tutti in un'unica direzione. Vai Andrea. Ecco il prossimo. Abbiamo due scontri diretti in casa e andiamo a Varese. Sono molto molto fiducioso, dice questo tifoso. Sì. Prossimo. Il Pescara deve fare 9 punti, non basta andare ai playoff, dobbiamo avere anche un bel piazzamento in classifica, altrimenti usciamo subito. Prossimo messaggio. Grazie per aver trasmesso Savona Teramo. Diretta di Lega Pro di sabato scorso. Questo Avanti. È stato un gran successo a livello tecnico, è stato un appuntamento molto seguito dai tifosi abruzzesi. È stato emozionante vedere Francesco al fischio finale, lo abbraccio forte dato che poi non abbiamo potuto parlare molto. Un saluto a tutti, Luca. Ma poi tutte le attenzioni mercoledì sera nella trasmissione di Andrea Costantini. Pro e contro. Avanti.
Quando sento dire che il Pescara in queste ultime tre gare è padrone del proprio destino, mi sale il nervoso, perché il Pescara lo è sempre stato, e se ci avesse creduto davvero e non avesse sperperato molti punti, a quest'ora si giocava tranquillamente il secondo posto. Saluti a tutti e sempre forza Pescara. Chi ha detto di voi che il Pescara era padrone del proprio destino? Che poi è vero, cioè se il Pescara, la sua strada, a prescindere adesso chi le ha detto, con espressioni diverse un pochettino, è un concetto valido. Hai la fortuna, ha ragione il telespettatore di prima che dice sono molto molto fiducioso, vai a Varese che è già retrocesse, hai due confronti, due scontri diretti in casa, e se non sei aria capace fritta, a sfruttarli Riccardo, no, padrone del proprio destino vuol dire che essendo nei primi otto, se tu le vinci tutte e tutte le vincono tutte, tu sei padrone del tuo destino. Certo. Non sale nel... Quante abbiamo ancora, Andrea? Andiamo con questo e abbiamo terminato. Sì. Volete sapere qual è stato il problema secondo me quest'anno? Guardate la bolgia del Partenio e la bolgia che non c'è dell'Adriatico, solo quando hanno regalato i biglietti a un euro. Venite allo stadio, chiacchieroni. A te Enrico. Gianluca, perché ti viene da sorridere? C'è anche un fondo di verità, eh? No, è bello. Cioè, quando ha messo la parte finale chiacchieroni, penso che lui voglia riassumere tutto, che bisogna dimenticare il tutto. In questo bisogna intanto andare allo stadio, vedere le partite. Allo stadio, andare allo stadio e come sa fare il tifo pescarese e rappresentare veramente il dodicesimo uomo in campo. Certo che se ti presenti contro il Perugia con 10-12 mila spettatori... Ecco, da Perugia verranno in 700. Nello... Se da quest'altra parte... Nella gabbia. 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, voglio essere... ottimista, non critico, lo so, forse sembrerebbe troppe, però Pescara ha le potenzialità. Sì, sì. Sì, è una partita che vale, quella di domenica, di sabato, è una partita che vale il campionato. Sì. Perché se vinci con il Perugia, giochi la Serie A, è tutto diverso nelle due partite e nei playoff. Siete tutti d'accordo? È questa la partita decisiva, Riccardo? Anche perché è la prima che giochi, è questa. Se batti il Perugia, sì. Per quanto riguarda i tifosi, essendo io un tifoso, sì. Voglio dire che i tifosi del Pescara sono dei tifosi eccezionali, sono dei tifosi che vanno sempre in trasferta, sono sempre tanti, ho tanti amici in mezzo alle persone della curva, sì. Diciamo, sì. Dei tifosi, e vanno sempre, magari hanno anche pochi soldi, ma quei pochi soldi che hanno li spendono per andare in trasferta. I tifosi però hanno bisogno di una cosa, del rispetto un po' da parte di tutti. E non mi rivolgo alla società, mi rivolgo diciamo alla squadra. E ribadisco il concetto, il tifoso pescarese vuole vedere, credo, e sono convinto di quello che dico, un po' più impegno, un po' più lotta, un po' più il pantaloncino sporco, un po' più il contrasto al limite. Quello che forse è un po' mancato quest'anno e forse mancava anche l'anno scorso. E questo credo che, perché quando la squadra per quegli spazi magari in difficoltà, il tifoso si è subito entusiasmato e subito tifato, quando vede magari la giocata di fino di chi magari tutti questi piedi buoni non li ha per giocare di fino e magari fa lo svarione, allora il tifoso un attimino si raffredda. Gianluca, tu sei stato nel Perugia vincente di Gaucci, ora questa società dopo anni difficili è tornata nel calcio che conta, però quel Perugia di Gaucci resta indimenticabile, non solo per te. Sì, diciamo abbiamo scritto la storia perché abbiamo vinto il campionato, siamo tornati in A dopo una retrocessione dall'A alla B, vincendo lo spareggio storico con il Torino a Reggio Emilia, e poi ci siamo salvati in A e il Perugia era 20 anni che non si salvava in Serie A. Hai conservato amici a Perugia, li hai sentiti, sì, sì, verranno qui a Pescara? Sì, c'è sempre, ho tantissimi amici, bellissimi ricordi, verranno in molti a Pescara. Iervesi, Camplone come allenatore, ti piace? Beh, tecnico che non specula mai, no, in campo, anzi molto propositivo. A parte l'amicizia, lo reputo forse uno dei migliori della categoria, ha sempre preferito un gioco propositivo, un allenatore molto preparato, e sono convinto che se la verrà a giocare sicuramente senza paura, senza un minimo di esitazioni. Alessandro, ti aspettavi questa carriera di Andrea, che forse meritava anche qualcosa in più, visto il suo valore? Sono soddisfazioni che si può ancora togliere, sì. Mi aspettavo, perché era, anche quando giocava sapeva perfettamente quello che doveva fare, anche, era anche una guida. E Giacomino Di Cara? Idem, hanno giocato assieme, quindi questo aiuta molto il loro lavoro sul campo. Poi non ti ho fatto notare prima a caso che con Goretti hanno giocato sia Di Cara che
che Andrea Camprun assieme. Perché quindi è un lavoro di gruppo. È un lavoro di gruppo, ma soprattutto è il direttore sportivo che quando va a vedere le partite sa i giocatori che potrebbero piacere ed essere funzionali alle idee dell'allenatore. Mancherà Falcinelli, giocherà Ardemani, cambia poco, no Gianluca? Sì, queste sono partite, chi scende in campo... Qui c'è una nota, scusami Gianluca, Vivarini nel mirino di Pescara e Salernitana. Beh, ora su Vivarini metteranno gli occhi addosso tante società, vedremo cosa accadrà. Presto parlare di mercato. Dicevi? No, riguardo la domanda, mi ripete la domanda? Se me la ricordo, così facciamo proprio scacco, eh? Ha interrotto tutto con la notte. No, stiamo parlando di Camplone, di Cara Goretti. Sì, si sono conosciuti, hanno giocato insieme e quindi possono, come ha detto Alessandro, è sempre molto importante conoscersi. La domanda era Ardemagni Falcinelli. Sì. Come stavamo dicendo, ci siamo dimenticati entrambi dalla domanda e dalla risposta. Ma io ci spero come si è ripreso, vedi l'esperienza. Sì, sì. Comincia avuto... La ricordavo, volevo vedere se lui ricordava. Ecco, sempre così fanno. Comincia ad accusare gli altri. No. Però poi, tac, c'ha subito la carta di dicendo, come stavo dicendo prima, queste partite che scende in campo, anche se Falcinelli è un giocatore molto, molto più pericoloso. Sì. Sì. Non ci sarà, quindi meglio così. No. Ripetiamo, nel Pescara domani verranno valutate le condizioni di Selasi, che è uscito malconcio, di Bjarnason, di Fiorillo e di Sansovini, che quasi sicuramente salterà le ultime partite. Valerio, ultime note, perché tra poco avremo un collegamento telefonico con un personaggio che sta organizzando una manifestazione importante a Pescara. Valerio. Allora sì Enrico, in chiave Perugia, perché a questo punto è archiviata subito la partita di Avellino, il Pescara scenderà all'Adriatico proprio contro il Perugia. Ti vado a leggere questo commento di Andreuzza che dice: Pescara-Perugia, scontro diretto, ma non credo sia da dentro o fuori. Se gli Umbri perdono probabilmente rimangono ugualmente in zona playoff, ma anche il Pescara se dovesse perdere potrebbe uscire dalla zona playoff, ma stacco di un solo punto. È un pareggio, punto di domanda. Un risultato che conviene più al Perugia, ma credo che anche il Pescara lo accetterebbe di buon grado, perché che subito dopo gioca a Varese, già retrocesse. Sì, non leggiamola tutta, tanto è stato capito il senso. Ti leggo questo in riguardo al tifo biancazzurro che è calato negli ultimi, è sempre un argomento caldo sul nostro portale. Dice 4-3 offensivo, dice: il tifo si fa allo stadio, ma lo si può fare anche in piazza davanti ad un maxi schermo o in casa davanti alla TV. Condivido con Fafigno che diceva che lo stadio dovrebbe essere il luogo per più idoneo a tifare, contestare. Tuttavia, tra i tanti cambiamenti tra la mia epoca e questo, c'è anche questo modo diverso di vivere la pressione per la nostra squadra. Ti leggo anche l'ultimo in vista del di Selasi: speriamo solo che giochi Selasi, con lui Gaston e Memushai abbiamo uno dei migliori centrocampi della Serie B. Grazie, è d'accordo il Revese con questa valutazione su un centrocampo quotato a prescindere dagli uomini, ha diverse alternative Baroni, comunque come centrocampo non possiamo lamentarci. Il Pescara credo che abbia alternative in tutti i ruoli, delle buonissime alternative, ecco perché dico che il Pescara può vincere tutte e tre le partite, perché ha un potenziale importante oltre che il centrocampo, anche l'attacco e la difesa, quindi penso che sia una squadra che può fare tranquillamente bottino pieno tutte e tre le partite. Bene, e nella settimana che ci porta a questa sfida delicata con il Perugia è già partita, anzi da tempo, la macchina organizzativa per il secondo Memorial Vincenzo Zucchini, e abbiamo in diretta proprio l'amico Francesco Gullo, l'organizzatore principale di questa manifestazione. Ben risentito Francesco. Ciao, buonasera a tutti, scusate l'intrusione. Sono a mangiare in una bellissima osteria qua a Pescara. Sarei venuto dentro, ma si mangia veramente bene che voi state seduti e io bello qua tranquillo a mangiare. Beh, anche tu sei seduto, però ovviamente in maniera diversa. Francesco, allora, dicevo è già partita da tempo la macchina organizzativa di questo secondo Memorial Zucchini. Quali le novità rispetto alla precedente manifestazione, edizione? Beh, anzitutto ti ringrazio per quello che hai fatto l'anno scorso a nome mio e a nome della famiglia Zucchini, perché nonostante i problemi insomma a livello insomma di elezioni di sapevamo tutti che era una situazione particolare, siamo riusciti a portare 5.000 persone allo stadio.
non ci credeva nessuno sul fatto che Zeman e Galeone, insomma, sarebbero entrati insieme in campo. È stata una festa. E quest'anno, non essendoci mondiali, vi posso dire che secondo me, magari un Verratti, un Insigne, un Immobile, chissà, magari riusciamo a portarli, ecco. Quindi la grossa novità è la presenza dei tre gioielli, no, della squadra di Zeman. Beh, io sarei davvero felice, in questo momento sono qua anche con Massimo e saremo davvero felici di portarli a Pescara tutti e tre insieme. E posso dare la conferma di alcuni nomi importanti del calcio come Totò Schillaci, come Dino Baggio, Stefan Svok, insomma nomi che hanno scritto pagine importanti del calcio italiano. Ma la cosa importante è che quest'anno avremmo piacere, con una buona parte dell'incasso, di fare magari una donazione a un ente sociale. Questa è una cosa importante che la famiglia Zucchini ci terrebbe tantissimo. E poi faccio un super invito, e mi auguro davvero che sia una festa ancora più bella dell'anno scorso. Sarei davvero contento che anche i tifosi, insomma, del Pescara Calcio partecipassero, scusate, a questa seconda edizione del Memorial di un uomo che, insomma, è leggenda della vostra città. Allora Francesco, ricordiamo la data, che è la cosa più importante da memorizzare anche per convogliare più pubblico allo stadio. Beh, allora la data è domenica 21 giugno, faremo come l'anno scorso due giorni con 70 società dilettantistiche che giocheranno in nome di Vincenzo Zucchini e poi termineremo la domenica sera verso le ore 20 con la seconda edizione. Ci sarà come l'anno scorso, insomma, delle esibizioni, una partecipazione da parte dei settori giovanili che giocheranno all'iniziativa e ci auguriamo davvero di vedere non meno di 7-10.000 persone nel vostro splendido stadio. E molto dipenderà anche da cosa farà il Pescara, perché non si sa mai, ma in un momento importante della stagione, sai, l'umore del tifoso cambia. Guarda, io, sai che lavoro in una rete nazionale, sì, spesso e volentieri parlo del Pescara. Io mi auguro con tutto il cuore di vedere il Pescara al più presto in Serie A, perché la sua categoria è quella, e sono convinto che la farete, molto presto ce la farete, spero proprio quest'anno, guarda, ve lo auguro con tutto il cuore e con tutto me stesso, ecco. E comunque, a prescindere dall'esito del campionato, tutti allo stadio domenica 21 giugno per essere vicini ancora una volta alla famiglia Zucchini. A Massimo, che ci saluti da questo studio ovviamente, e anche al fratello Gianluca Colonnello, vuole salutare personalmente come tutti gli altri amici Massimo, proprio Massimo Zucchini. Ovviamente Francesco, il presentatore della serata sarai nuovamente tu, e ti ringrazio per la tua seconda partecipazione, ma sei un grande professionista e tutta Pescara ti conosce, insomma. Grazie Francesco Gullo, in bocca al lupo, salutaci. Ciao. Anche Gianandrea e tutti gli amici del gruppo, in particolare la famiglia Zucchini. In bocca a al presto, lupo Francesco. Ciao, ciao, grazie. Grazie. Allora, mancano 6 minuti, l'ultimo giro. Perché sorridi Francesco? No, stavo pensando... Vincenzo Zucchini, grande personaggio, e quindi ha ragione il come che si chiama? Gullo, Francesco. 10.000 persone sarebbe, sì, il minimo per onorare uno che ha onorato con la sua vita i colori biancazzurri. Andrea, ultimo intervento della regia, non ci sono più messaggi, quindi possiamo chiudere qui il collegamento. Sì, Valerio, 4-0 in Serie A tra Cagliari e Parma e possiamo chiudere qui. Vale, allora, ultimo giro. Gianluca intanto è fermo da qualche settimana, la panchina l'hai persa? No, la panchina non l'ho persa. La panchina La panchina non l'ho persa, perché la panchina ce l'avevo, mi sono salvato, ho fatto bene il mio lavoro. No, l'hai persa nel senso non che sei stato esonerato, cioè l'hai persa, la vuoi ritrovare adesso? Sì, 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 spero di ripartire presto. Ho avuto delle opportunità, però una sola volta si può fare quello che ho fatto io l'anno scorso. Ora ci deve essere una base per lavorare. Ecco, perché... che tipo di progetto cerchi? Ma mi piace molto lavorare con i giovani, squadre giovani, da costruire. Ti puoi avvicinare all'Italia? Sì, 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 spero. C'è una situazione, spero tu sei che molto vada... selettivo nelle richieste, no? Selettivo. No. Non sono, dopo quello non che hai fatto meriti sicuramente un campionato più... Ma puoi ricordare a quelli smemorati come me, a casa non ce ne sono, sì, però a casa magari uno non ricorda,
questa esperienza che c'è stata in 10 secondi, così poi non parlo io e sto a posto. Sì, sì, vabbè, ho allenato Zante in Grecia, Zakynthos, per la prima volta nella storia ha fatto il campionato di Serie B, e ci siamo salvati con 5 giornate di anticipo, e avevo circa 40 giocatori, quindi molti erano tra greci, italiani, e avevo 3 argentini. È stata un'esperienza bella. Poi, bella calcisticamente, anche un'esperienza di vita, no? Sì, sì, esperienza di vita, tranne diciamo dal punto di vista societario, perché erano completamente disorganizzati. Se leggete tutti i giornali, certo, il campionato greco ha tantissime difficoltà, sia la Superliga che la Serie B. Quindi è una crisi un pochino totale, spero, però spero che ripartano bene, perché la Grecia è molto molto bella. Alessandro, le trattative di mercato in questo periodo avanzano, quindi sei pronto? Sì, sì, e soprattutto se il Pescara venisse in Serie A avrebbe l'opportunità di fare una spesa importante, ma inteso come giocatori veramente importanti. Cioè c'hai qualcosa da proporre? No, c'ho delle idee, però le proporrò al presidente quando vanno su. Mi auguro che se Pescara vincerà questo campionato, mi auguro che differentemente a 3 anni fa arrivino 3-4 giocatori veri, proprio perché ne abbiamo parlato, gente di sostanza, di sì, esperienza, gente che possa fare... Non i vari Caraglio, Francesco, sai... Ma no, ma non è per Caraglio, di prendere Caraglio 4... Sta realizzando prendere un 4... numero impressionante di gol, sai, dove? Caraglio. Sì, ma dove? Campionato argentino, credo. Ecco, correggimi se sbaglio. Sì, sì, fatelo, ma non era, ma non era un grido di 20 kg del... Bene, ma io gli auguro di fare 80 gol all'anno. Sì, fatelo stare, che cambiava la Serie A di giù. Guarda, non mi chiedere di più perché non sono informato. Appunto. Sì. E se Pescara malauguratamente non dovesse vincere il campionato, beh, è molto semplice. Sarà Melchiorri l'uomo mercato, anche se è un giocatore che ha 27 anni, credo che vada per i 28. Non credo che ci siano comunque, avremo tempo per parlare di mercato, noi facciamo in bocca al lupo per la tua attività. Grazie. Gigi Ervesi invece cosa ha nel cassetto per la prossima stagione? Continuare con questa società oppure altri progetti? No. È presto per dirlo? Penso di continuare con il Pescara, adesso non saprò, non si sa ancora cosa farò il prossimo anno, però sto bene con la società, mi piace lavorare con i ragazzi, quindi tranquillamente voglio rimanere con il Pescara. Riccardo Klinko invece è vero quindi che la Grecia è una bella, sono bei posti in Grecia, sì. Rispondi alla mia domanda, quella di Francesco, sì, perché non lo dico per chi ci segue, non era calcistica, quindi interessa poco. Riccardo, allora fammi una domanda. No, la tua carriera a livello calcistico. La mia carriera calcistico, essendo l'allenatore di Gigi Ervese, anche questo è clamoroso, l'allenatore che viene. No, dato chi è il più forte, cioè chi è rimasto, allora, più in forma, perché ecco, io volevo dire che Gigi è fortissimo, sì, quindi quando tu hai fatto quel paragone io mi sono un po' risentito, perché Gigi è fortissimo veramente a pallone, adesso non mi ricordo come giocava lui, però cioè non ti ricordo come giocava Coronella, no, però adesso lo vorrei con quelli della notte, ecco, ti ringrazio, ho fatto 13 gol e abbiamo vinto, sì, la Coppa Abruzzo. No, no, ma non lo sottovalutare nemmeno a livello amatoriale. No, però tu mi hai parlato di, sì, Gigi, io ti dico che Gigi è il giocatore uno dei più forti che abbiamo, con Mauro Esposito. Dice, quindi, così perché adesso ci, no, stai, lo qui, sai che dico, te lo dico sempre. Stiamo parlando di del campionato di Serie A Wisp, che in centi frangenti è più forte del campionato di Serie dove B, dove giocano i campioni del passato. Non era perché a casa non tutti come me, certo, lo sapevano. Oh, certo, è giusto, certo, dire, qua si parla, quello è forte, Esposito è forte, Pasquale è forte, Nicola è forte, sì, ma in quale campionato? Campionato allora, Serie A Wisp, punto, benissimo. È un andiamo, campionato amatoriale, sì, però con dei giocatori di, sì, di livello che... Io non ho altro... Bene. Grazie a Gianluca Colonnello. Per chi ti ferai sabato tra Pescara e Perugia? Per Pescara. Perché stai qui ovviamente. Eh? A Perugia dicevi Perugia, no? No, vabbè, ah, Pescara. Sei abruzzese. Vai. Grazie Alessandro Alberti, grazie a Luigi Ervese, a Riccardo Clinico e Francesco Di Francesco. Ad Andrea Costantini in regia, a Valerio De Carosi dalla redazione di Forza Pescara, a Silvia e Claudio qui in studio, ovviamente grazie a Maurizio Dagui. Ci rivedremo lunedì prossimo dopo Pescara Perugia. Grazie per averci scelto.
Serie B, il campionato degli italiani.